sogno perché per come è venuto, per tutto, quindi siamo contentissimi. Pubblico fantastico. Sì, oggi veramente come sempre è uno spettacolo e ringraziamo tutti veramente perché è stato un anno spettacolare. Un commento a caldo. Bellissimo, bellissima emozione. Ringrazio veramente i tifosi del Sondrio, grazie veramente. È una bella gioia, se lo merita sta gente, ce lo meritiamo anche noi. È stata una bella cavalcata e siamo molto felici. Forse una delle più grandi emozioni della tua carriera? Sì, è una bella emozione, questo è il quarto campionato per me. Però una cavalcata così è la prima che mi capita. Allora Alex, 116 gol. 116, ne manca uno, spero di farlo presto, sono felicissimo, ma è questo il bello, è questo il bello, è questo. L'emozione vera è stata quella di settimana scorsa e è bello aver regalato una gioia a tutta la gente di Sondrio e soprattutto ai miei compagni valtellinesi che inseguivano questo traguardo da anni, è stata un'emozione grande. Quanto vale questa promozione nella tua carriera dal punto di vista umano? Ma dal punto di vista umano è sicuramente una delle tre più belle perché la Valtellina va vissuta e averla vissuta è stata un'emozione grande. È stata una vittoria merito di tutti, dal primo all'ultimo, è stata una vittoria che abbiamo iniziato ad agosto con la preparazione, abbiamo portato a termine la scorsa domenica, questa domenica ancora abbiamo vinto. L'anno prossimo vedremo dallo spettacolo sempre più gente, Sondrio merita. Non ho più voce, non ho più parole, è stato stupendo, un anno sofferto ma ci siamo divertiti e io ho tanti anni che seguo il Sondrio e quest'anno finalmente ho trionfato veramente. Siamo felicissimi, non potevamo aspettarci nulla di meglio. Striscia la notizia a Sondrio per questa grande partita, la promozione in Serie D della squadra bianco-azzurra. Quindi mi sembrava una gran bella motivazione per essere qui, per fare un po' di festa con tutta la comunità. Insomma, squadra che ritorna dov'era fino a qualche anno fa, c'è grande fermento, grande rumba e quindi la rubrichetta ad alto contenuto di goliardia pallonara non poteva mancare. E devo dire, stando qui nei pressi della biglietteria, qualche cavallo discreto è passato, insomma, ecco. Ha trovato qualche gufo? Una compilation di gufi, perché si sa che col gufo di montagna il verso ci guadagna. Ci divertiremo tra qualche giorno. Fine? Restituisco la linea e il microfono allo studio. Ciao, grazie.